Il 20 maggio 1927, Charles Lindbergh si appresta a decollare dagli States a bordo di un monoplano creato apposta per lui, il Ryan NIP, soprannominato Spirit of St. Louis. Obiettivo: compiere la prima traversata in solitaria dell'Oceano Atlantico. Il 21 maggio, alle 22, dopo 33 ore e mezza di volo, atterrerà a Parigi. Un'impresa che entusiasmò il mondo intero, tanto che Lindbergh venne eletto dal Time, lo stesso anno, Man of the Year.